Eccoci qui a Tele Friuli al punto. Benvenuto al sindaco di Pozzuolo del Friuli, l'amico Denis Lodolo. Come sta, ingegnere? Tutto bene? Bene, bene. Buonasera, Enzo. Ciao. Bene, allora, senti, parliamo subito della questione della pandemia nella tua territorio comunale, che sarà un risultato, insomma. La pandemia, abbiamo avuto parecchi danni da questa pandemia, perché tante attività hanno dovuto chiudere e stare ferme. Speriamo in una ripresa. I numeri ci danno in questo momento, ci dicono bene, perché avremmo ad oggi solo 13 casi di Covid, quindi siamo ai minimi di quest'anno. Diciamo, dopo l'impennata iniziale di inizio gennaio, che eravamo andati oltre 60, mi trovo a 16, cioè a 13 casi, quindi diciamo una situazione abbastanza buona. Io seguo un po' caso per caso tutti i telefoni, insomma, sento, ma non vedo questo in questo momento. Diciamo, è una situazione abbastanza buona, diciamo. Pozzuolo è un po', non dico un'isola felice, ma comunque no, ma ho parlato anche i comuni limitrofi mi danno più o meno gli stessi dati, quindi non riesco a capire come sul sito della regione lì della protezione civile troviamo ancora scritto numeri elevati, come 63 ci attribuiscono a noi, 60 e passa a Pavia, poi 55 a Campoforno. Sono tutti numeri che non hanno nessun riscontro con i dati che abbiamo dall'ASU. Probabilmente dovranno anche mettere a posto i conti. Senti, invece continua un po' la vostra attività, i lavori pubblici. A che punto siamo con tutti i lavori che ci siamo lasciati? Che abbiamo tanta carne. Siamo proprio nel momento della partenza di diversi lavori. Il più importante, quello voglio segnalare, è quello finalmente delle fognature. Abbiamo finalmente iniziato a mettere giù i primi tubi nella parte sud del paese, per allacciarsi poi al depuratore di Lestizza, che accoglierà le acque nere del nostro paese, insomma. Diciamo, c'è un primo lotto che prende in pratica la parte sud del paese, poi penso a fine dell'anno, inizio del prossimo anno, ci sarà il secondo lotto che prenderà la parte centrale del paese. Questi sono partiti. Poi abbiamo altri nostri lavori che avevamo fatto con le nostre economie. Tipo, abbiamo fatto l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica. Abbiamo sostanzialmente tutti i centri dei paesi, li abbiamo trasformati dalle lampade di tipo vecchio a quelle a LED, che fanno molta più efficienza, fanno risparmiare parecchia energia. Anche molto più economiche. È molto più economiche, certamente. Ci fanno recuperare lì. Noi abbiamo un contratto con ERA, che ci permette di diciamo, mantenere gli stessi prezzi e aggiornare tutta la rete, insomma, un po' alla volta. E poi altri lavori, abbiamo parecchie asfaltature. Abbiamo la cosa più interessante, è l'ipovia, che abbiamo definito finalmente il tracciato. L'ipovia sarà una strada che porterà da Mortegliano fino a Santa Caterina, attraversando praticamente tutto il nostro comune di Pozzuolo del Friuli e il comune di Campoformito. Siamo insieme, è un finanziamento avuto ancora con l'UTI nel 2017, e adesso finalmente lo stiamo mettendo in moto appunto con questo progetto dell'ingegner Cocetta. Spero che il prossimo consiglio lo potremmo già adottare, e quindi poi durante l'anno partire con i lavori. Ecco, senti, a proposito di viabilità, cosa mi dici della tangenziale sud? La tangenziale sud È una telenovela ormai diventata. noi puntiamo già da subito, da quest'anno, a realizzare almeno le rotonde, ecco, perché sono opere complementari al tangenziale sud, e stiamo chiedendo alla regione, anche, diciamo, aiutando, cioè cercando di fare i progetti anche in proprio, per poter realizzare le tre rotonde principali del nostro paese, che
diciamo sulla statale, ci potranno immettere sulla statale e ci aiuteranno un po' diciamo, a gestire questo traffico che richiamerà un po' la tangenziale sud. Per quanto riguarda lì, stanno ancora lavorando, sono in procedura di via ancora, quindi non abbiamo ancora notizie. Aspettiamo che per fine del mandato di Fedriga qualcosa succeda, insomma, dai. Cominci. Ecco qua. Bene, senti, le attività economiche, attività che sono grandi o piccole, insomma, no? Il commercio certamente. Sì, il commercio è la parte che soffre di più e Offrirà. diciamo. Sì, la parte più debole, no? La parte più difficile, insomma, no? Sì. Ecco, come vedi la situazione? Come Ma io. preoccupato, avrai un monitoraggio, verrà dal sindaco a chiedere parecchi aiuti. Sì, abbiamo parecchi casi che hanno perso il posto, comunque sono, diciamo, finché c'è questa situazione che con la cassa integrazione cercano di sostenere, si riuscirà, ma io spero invece in una ripresa, perché non possiamo adesso con le vaccinazioni e il calo che sta avvenendo dei contagi e via, dovremmo con questa estate, cioè, con questa primavera, diciamo, dovremmo incominciare a riprenderci. Non vedo, non Ma dovrebbe continuare ancora governo, all'eterno adesso, questa pandemia. questo Draghi, che è il jolly che abbiamo giocato, tra virgolette, dovrà in qualche modo mettere un po' a posto la situazione, perché se l'economia non parte, sì, bisogna vaccinare, Sì. questo sì. È inutile parlare di recovery fund 209 miliardi e via, che poi alla fine se andiamo a contare già nel 2020 col 10% in meno l'Italia ha già avuto un danno di 150 miliardi di entrate, no? Di PIL. E poi con quest'anno praticamente quelli sono già mangiati, quindi bisogna assolutamente che l'economia riparta, altrimenti non ne veniamo fuori. A proposito di economia, le risorse, le casse del comune, i soldi che hai a disposizione. Ma noi abbiamo abbastanza, sì, mi ha sempre qualcosa perché insomma siamo sempre stati diciamo attenti alle spese e poi abbiamo anche dei risparmi che purtroppo non riusciamo ad assumere delle persone perché abbiamo diverse posti vacanti, abbiamo diversi concorsi e anche lì c'è da rimarcare che siamo troppo fermi. Cioè io ho visto lì i concorsi, sono tutti fermi perché o perché il numero è troppo elevato e quindi non possono farlo o per altri motivi, insomma non si va avanti. E così praticamente noi siamo sottodimensionati, abbiamo diverse figure che mancano e quindi ovviamente l'operatività ne Sì. soffro. Ecco, senti, la questione appunto di operatività, quindi di convenzione che avrete magari in essere con altre realtà comunali, no? L'UTI ormai non c'è più e quindi praticamente Sì. potete fare le convenzioni che volete. A che punto è la situazione nella zona, Lodolo? Noi abbiamo una buona convenzione con Campo Forbido sia per la vigilanza che abbiamo il segretario in comune. E poi abbiamo con Udine, praticamente l'ex praticamente UTI di Udine, abbiamo mantenuto tutti i servizi sanitari, sociosanitari, quindi l'ambito territoriale. Resta, fate tutto in casa per il Sì. resto. Tutto il resto facciamo in casa perché abbiamo. Qualcuno ha delle convenzioni per la vigilanza, per esempio, Sì, abbiamo la convenzione con Campoforno, dicevo, per la vigilanza. Adesso doterino anche del comandante. Finalmente abbiamo una mobilità in atto in questo momento. Quindi, diciamo, a breve avremo il comandante, quindi potremo rendere più attiva questa parte. le associazioni sono sempre vive nonostante il periodo che è un po'. Le associazioni purtroppo hanno pagato più di tutti, forse, perché non abbiamo avuto né sagre né feste, è stato tutto
è stato tutto fermo e speriamo al più presto. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di dare una mano a tutte le cose. L'anno scorso, ad esempio, abbiamo fatto diciamo, il centro estivo lo stesso con tutte le attenzioni. E cerchiamo, insomma, di collaborare, però è un momento duro anche per le associazioni. Noi abbiamo tantissime associazioni, ma purtroppo non potendosi riunire, non potendo fare attività, siamo un po' fermi, ecco. Pericolo magari della disaffezione, no? Per cui magari questo c'è il pericolo, no? Che la gente si disaffezioni, magari non partecipi, e quello è un problema anche per voi, per l'amministrazione comunale, insomma. No, ma abbiamo diverse persone molto valide e volenterose. Per esempio, ci siamo inventati, siccome abbiamo molti rifiuti abbandonati nelle nostre campagne, ci siamo inventati i sabati ecologici. Abbiamo già avuto diverse adesioni e diversi volontari vengono assieme alla Protezione Civile, che è il fulcro. Sia per i mezzi, per il camion e via, riusciamo a fare queste attività che sono molto interessanti per ripulire anche il nostro paese, che lì è un vanto di tutti avere, insomma, le strade, la campagna pulita, insomma. Sindaco, in chiusura di questa chiacchierata, no? Si parla tanto di province, di aree vaste, ma tutto tace. Qual è la tua sensazione? Ma lì non si capisce. Lì praticamente io ho visto delle riunioni, delle unioni che si sono fatte, delle chiamate comunità, si sono fatte la maggior parte perché c'erano i comuni piccoli, non avevano le risorse per affrontare le varie tematiche, non avevano l'ufficio tecnico, e quindi hanno dovuto per forza aggregarsi. Aspettiamo un po' qualcosa di nuovo dal legislatore, perché insomma non si è ancora chiarito molto dove possiamo andare, insomma. E per me è stata gravissima la perdita della provincia, perché praticamente noi cioè siamo l'unica regione senza provincia, senza questo ente medio che alla fine risolveva il discorso almeno delle strade e delle scuole. C'era diversa. E adesso sulle scuole è tutto rimasto un po'. Oltre che manca un po' anche di. E poi tutto il resto, tutte le attività che c'erano, sia culturali e finanziamenti e via, c'era un po' tutto un discorso. E lì purtroppo questo ente intermedio qui manca, si sente. Va bene, speriamo che il dibattito parta e speriamo di vedere anche la nostra zona che sia in qualche Sì. modo partecipe. Riesca ad aggregare appunto i vari comuni qui sotto, attorno a voi. Io ti ringrazio che mi hai dedicato del tempo prezioso, perché so che hai molte incombenze. Naturalmente, spero di tornare ad averti qui mio ospite, e naturalmente auguri a te e a tutto Pozzuoli Friuli, a tutto il comune, a tutti i tuoi cittadini. Bene, grazie a te, arrivederci alla prossima. Mandi.